bentrovati al Notes di Antena 3. Vediamo subito gli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi un interessante evento. L'Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo Cavour e Via Canova organizza nella domenica del 19 dicembre la consueta manifestazione denominata Natale in Borgo. Si tratta della tradizionale mostra mercato, dove potrete trovare, naturalmente nel centro storico di Treviso, tante idee regalo con l'artigianato, la creatività, i sapori regionali e il florovivaismo. Tante le novità di questa edizione, dunque vi aspettiamo numerosi a Treviso, in Borgo Cavour, via Canova e via San Liberale. Nel 1903 venne brevettato il cono gelato. Il gelato ha parlato fin dalle sue origini una sola lingua, l'italiano, e fu proprio un italiano a cambiare per sempre il modo di gustarlo. L'emigrante Italo Marchioni ricevette il brevetto del cono gelato. La diffusione iniziò a partire dal 1912 con i coni che venivano arrotolati a mano. L'introduzione di una macchina in grado di effettuare tale operazione segnò la svolta. Altra geniale intuizione fu quella di ideare uno strato isolante all'interno, composto di olio, zucchero e cioccolato, per risolvere il problema del cono che diventava fradicio al contatto prolungato con il gelato. La calma è uno tra i più sicuri indizi della forza di uno spirito. E con la curiosità del territorio di oggi continuiamo a parlare di gelato. La tradizione del gelato artigianale parte infatti dalle valle bellunesi di Zoldo e del Cadore. Questo è il posto dove si dice sia nato il gelato, e proprio Italo Marchioni, inventore del cono di cui vi ho raccontato prima, era di Peaio, frazione di Vodo di Cadore. Da qui cominciò tutto quello che portò il Veneto ad essere la regione che, forse più di tutte, ha contribuito a rendere il gelato artigianale di qualità un prodotto italiano conosciuto al di fuori dei nostri confini. Di sicuro lo è stato per Austria e Germania, gli stati dove, oltre all'Italia, ancora oggi si consuma più gelato artigianale. Dal Notes di Antena 3 è tutto, arrivederci.